benvenuto al Caone Film Festival a Giulia Viero, autrice e produttrice, nonché direttrice del documentario La Rivoluzione Silenziosa. Sì. Intanto come stai? Sei appena arrivata? Sono arrivata ieri. Ah, ieri. Ok, quindi hai avuto modo un po' di vedere questo, qualcosina di questo festival, come ti sei trovata? Bene, lo vedo, è molto carino, mi piace. Tra le altre cose, prima fuori registrazione mi dicevi che è il tuo primo festival in presenza, quindi immagino che l'emozione sia tanta. Sì, infatti ho già messo la maglietta, tutto. Bene, parlaci brevemente di questo documentario, di che cosa parla? Allora, la Rivoluzione Silenziosa innanzitutto parte da un'esperienza che è stata mia personale. Infatti le riprese sono state fatte durante i ritiri avanzati con Daniel Lumera, che è un ricercatore internazionale nell'ambito della meditazione. Quindi ecco, la cosa interessante è anche proprio il fatto che non sarebbe stato possibile riprendere quel tipo di ritiro se non essendo all'interno di questo lavoro da anni. Quindi c'è questo anche aspetto interessante di poter portare. Ritiro di che cosa? Di meditazione. Ah, ok, scusami. Niente. Ancora dovevo capirlo, ecco. Sì. È un ritiro di meditazione, quindi la mia idea è stata quella di, siccome per me questo scoprire lo yoga, la meditazione, è stata una rivoluzione per me, l'idea era, mi sono chiesto, è possibile rendere alle persone quello che è successo dentro di me attraverso l'arte? E quindi ho provato a portare le persone, anche che magari non conoscono nulla di questo, ho scelto apposta una montatrice del film che non sapesse nulla di meditazione, proprio per creare, avere un... con la semplicità e con l'arte riuscire a poter portare le persone dentro questa esperienza. E come mai la tua voglia di raccontare questa cosa? Comunque è una cosa tua personale, oltretutto. Perché questa voglia di condividere questi momenti di meditazione, questo senso di pace che poi porta alla meditazione, giusto? Perché, non so, quando qualcuno scopre qualcosa che è di bello, viene natura, cioè per me è nella natura dell'uomo che la gioia sia condivisa. Beh, questa è una cosa molto bella comunque che hai detto ora. E qualche piccola curiosità riguardo a questo documentario. Qual è stato il momento mentre veniva girato che hai sentito più tuo? Più vicino a te, proprio già il documentario parla di te, infatti lo abbiamo capito, però quello che hai sentito proprio più tuo in quel momento, hai detto sì, ok, questa sensazione sono riuscita a portarla. Che ci penso quando in questo tipo di molti processi, molti protocolli della My Life Design, che appunto questo gruppo di ricerca con cui lavoro, spesso i lavori sono a coppie, quindi tu guidi l'altra persona in un processo, cosa che io avevo sempre fatto, però solo attraverso l'averlo filmato per il mio film mi sono resa conto di quanto nelle esperienze dell'altro io rispecchiavo le mie, nelle loro parole che poi ci sono nel film, quanto rispecchiavo quella che era stata in effetti la mia, quello che era successo a me, no? E quando noi ci riconosciamo, noi riconosciamo la nostra storia in un altro, questo ci fa sentire anche meno soli, meno incompresi. Molto vera questa. Giulia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, ospite di questa intervista al Caone Film Festival, e ti auguriamo di continuare a godertelo in questi giorni. Grazie. A te. Namaste.